Benvenuto a Osiride, la prima mummia. Le più antiche mummie riportate alla luce risalgono all'antico regno, sebbene gli egittologi ritengano che la mummificazione fosse già in uso da prima. In origine i corpi venivano mummificati facendoli essiccare in modo naturale, sfruttando l'aridità e le alte temperature del clima desertico. I primi tentativi di mummificazione furono fatti utilizzando la resina prodotta dalla linfa degli alberi. Le bende di lino venivano usate soltanto su alcune parti superficiali dell'epidermide della mano o per le mascelle. Le motivazioni ideologiche dietro la volontà di preservare i corpi non furono esternate prima del 3600 a.C., quando finalmente la credenza egizia che il corpo fosse la casa dell'anima venne descritta in un documento poi decifrato dagli egittologi. Fu solo dopo l'introduzione del mito di Osiride nella religione egizia, intorno alla quinta dinastia, che la mummificazione venne concettualizzata e la sua pratica fondata sia sul piano mitologico che su quello ideologico. Osiride era per gli egizi la divinità dei morti e della risurrezione. Il mito della Genesi più noto riguardante Osiride è quello del suo smembramento. La versione più completa e semplificata del suo mito ci è arrivata da Plutarco. Secondo la mitologia egizia, Osiride fu il primo sovrano d'Egitto. Invidioso del suo potere, suo fratello Set tentò di usurparne il trono. Dopo diversi tentativi senza successo, Set riuscì a uccidere suo fratello, smembrandolo e disperdendo i brandelli del suo corpo per tutto l'Egitto. Iside, la grande di magia, percorse l'Egitto in lungo e in largo in cerca dei pezzi del corpo del suo sposo. Dopo una lunga ricerca riuscì a recuperarli tutti tranne la sua virilità, che era stata ingoiata da un pesce. Iside ricompose i pezzi del corpo del marito, tenendoli insieme con bende di lino. Con l'aiuto di sua sorella Nefti, altra potente maga, restituirono a Osiride il soffio vitale. Questo soffio non solo lo riportò in vita, ma gli ridonò anche la virilità per il tempo necessario a ingravidare Iside, garantendosi così una discendenza prima di morire un'altra volta. Fu così che nacque Horus. Il rituale utilizzato per riportare in vita Osiride, sostanzialmente, descrive come egli divenne la prima mummia. È per questo motivo che sui sarcofagi dei sovrani spesso troviamo rappresentate Iside e Nefti intente a restituire, con la loro magia, la vita al defunto.